Leggiamo da Giovanni, capitolo 15, versetto 11. Gesù ha detto: «Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa». E ancora Filippesi, capitolo 4, versetto 4. «Rallegratevi sempre nel Signore». Ripeto, rallegratevi. La gioia del credente. Come poteva Gesù rallegrarsi quando era sulla terra? Erano troppi i motivi di tristezza, specialmente per lui che conosceva perfettamente tutti i lati negativi della natura umana. Egli vedeva i problemi delle persone che incontrava, li capiva e faceva di tutto per alleviarli. Ma conosceva anche la causa di tanta sofferenza, il peccato, e soffriva nel constatare che gli uomini erano schiavi delle loro concupiscenze. Erano rari i momenti in cui qualcuno era d'accordo con i suoi pensieri, come quando ha potuto ammirare la fede di un ufficiale romano o trovare del conforto nell'affetto riconoscente di Maria di Betania. Luca capitolo 7 versetti da 1 a 10 e Giovanni capitolo 12 versetti da 1 a 3. Gli unici motivi di gioia il Signore li trovava nella sua relazione col Padre, una relazione senza nuvole né eclissi. Nelle situazioni più difficili egli rimaneva in comunione con Dio, in una totale armonia con la sua volontà. Nulla poteva indebolire o interrompere quella relazione. Ecco perché poteva parlare ai discepoli della sua gioia. L'apostolo Paolo, fedele servitore del Signore, provava la medesima gioia anche in situazioni che lo facevano piangere. Nella lettera ai Filippesi, in ogni capitolo parla della sua gioia. Eppure era in carcere perché cristiano e invita i credenti a rallegrarsi nel Signore pur ricordando i suoi momenti tristi e le sue lacrime. Altrove dice di se stesso e dei suoi collaboratori: afflitti eppure sempre allegri. Seconda Corinzi capitolo 6 versetto 10. La gioia del credente ha la sua sorgente nel Signore. È ciò che si realizza quando si vivono dei momenti di reale comunione con Lui. Che il Signore ci benedica.